Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Siamo, come vedete, siamo ancora insieme in compagnia con l'amico Luigi Fattorini, che possiamo definire il decano dei collaboratori del canale, cioè il primo che mi contattò ormai più di 2 anni fa, con il quale abbiamo seguito una serie di video di varia natura, perché siamo passati dalle recensioni dei film alla trattazione di argomenti, diciamo, più seri, nel senso più seri di impegno, anche, diciamo, di analisi storica. E quindi oggi siamo a parlare di un argomento altrettanto importante, altrettanto sfizioso, perché nel dibattito scientifico, ma anche nel dibattito pubblico, visto, e poi ci arriveremo. Anzi, lo dico subito, appunto, parleremo di De Felice, Renzo De Felice, storico prevalentemente si è caratterizzato per il suo studio sul fascismo e in particolar modo nella cosiddetta monumentale biografia di Mussolini, un'opera, diciamo, che non può essere poi definita come una biografia e basta, nel senso che è una biografia, ma che poi tratteggia veramente tutto il percorso politico del regime fascista, ma anche del periodo precedente, perché comunque il primo volume, Mussolini rivoluzionario, ci porta a capire anche la formazione intellettuale, politica e variegata, perché appunto anche con le varie modificazioni in corso d'opera. Ma il video che stiamo facendo oggi vuole essere un commento, un'analisi più specifica di un altro video che Luigi mi ha suggerito di vedere. Non l'avevo mai visto nella sua interezza, l'ho visto sempre a spezzoni. Un video che è presente su YouTube, quindi è facilmente fruibile da parte di tutti, ed è una sorta di duello televisivo, passatemi il termine, tra lo stesso De Felice e Denis Masmith. Siamo nel 1976, sulla Rai. Ovviamente all'epoca, diciamo, c'era solo la Rai come canale nazionale, c'erano due canali, Rai 1, anzi il primo canale e il secondo canale, e quindi si faceva anche un tipo di approfondimento in cui il dibattito storico e storiografico diveniva parte centrale del palinsesto della TV di Stato. E all'epoca De Felice, oltre ad aver scritto una serie di volumi, anche ovviamente aveva iniziato occupandosi della Rivoluzione francese, delle esperienze anche del proto risorgimento, anche parlando del Rinascimento, cioè aveva abbracciato una serie di argomenti, appunto, che facevano a cavallo tra la storia moderna e la storia contemporanea. Tra l'altro, proprio quando egli si formò nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi fu il distacco, diciamo così, della storia contemporanea dalla storia moderna. Ma già a partire dagli anni 60 si era occupato del fascismo e in particolar modo la ricerca dei documenti, e questo è sicuramente un elemento a favore di De Felice. Poi De Felice può essere criticato per mille motivi, per tante cose, tra l'altro poi è stato anche rivalutato, cioè, diciamo, in maniera, anche lo stesso Denis Masmith poi dopo ha avuto delle parole un po' meno severe rispetto a quelle che poteva aver avuto nel 76. Ebbene, però, nel 76 siamo in un decennio particolarmente denso di avvenimenti anche politici. Siamo dopo il 68, anche con una contrapposizione ideologica particolarmente sentita, tant'è che appunto De Felice iniziò a essere anche attaccato a livello politico per la accuse che poi lo avrebbero portato fino alla morte, morì nel 96, di aver in qualche modo sdoganato il fascismo, di aver permesso ai neofascisti, che appunto nelle proprie diverse declinazioni, in qualche modo, di essere accreditati come interlocutori possibili anche per maggioranze di governo. Ma nel 76 ovviamente è un dibattito ancora aperto e attraverso una sorta di dibattito a ruota libera, lo stesso conduttore della trasmissione
fa un po', butta, si butta avanti per non cadere indietro, nel senso che dice: parleremo, ognuno parlerà in piena libertà, e voi avrete modo anche di punzecchiarvi, di interrompervi in base alle necessità. Perché, adesso la prima domanda, perché Luigi si pone la necessità di fare un dibattito di quel tipo con due personaggi così autorevoli della storiografia Italia, della storiografia che riguarda l'Italia, perché Denke Smith ovviamente era britannico, ma si era occupato prevalentemente di risorgimento, cioè la storia italiana la conosceva e la conosceva bene. Quindi perché in quel momento storico, in quel momento specifico, avviene questo tipo di dibattito? Ma intanto buonasera, buongiorno a tutti. Io penso per questo, poi chiaramente le cose sono abbastanza chiare per chi conosce un po' quel periodo e conosce un po' le, come dire, le contrapposizioni o comunque la dialettica storiografica dell'epoca. Perché il tema del fascismo stava cominciando a prendere piede in Italia nel dibattito pubblico. Intanto per questo, noi non dimentichiamo, insomma, del fascismo si era parlato ovviamente negli anni immediatamente dopo la guerra, perché tanti protagonisti che erano ancora in vita avevano scritto delle opere, anzi le prime opere sul fascismo, fatta salva quella di Salvatorelli e Mira, Storia d'Italia del periodo fascista, erano addirittura in gran parte elaborazioni o rielaborazioni di autori che erano stati vicini, addirittura erano stati proprio dentro il regime, o comunque avevano vissuto più direttamente anche in maniera coinvolta quell'esperienza. Quindi a partire dagli anni 60 la questione cambia, però si era in un qualche modo rannicchiata nel mondo accademico, nel mondo universitario, nel mondo, diciamo, degli storici. Con la polemica, diciamo, con l'opera di De Felice, che inizia tra l'altro proprio a partire dal 1960, quando pubblica la sua opera sugli ebrei italiani sotto il fascismo. Lui prima, come hai detto tu, si era occupato di altro, e comincia un po' la critica, e soprattutto la vera critica poi arriva dopo il 65 con la pubblicazione del primo volume, Mussolini il rivoluzionario, della sua monumentale biografia. Però il 76 è proprio l'anno, diciamo, del culmine. Per quale motivo? Da una parte De Felice ha pubblicato anche altri volumi, nel 74 è uscito Gli anni del consenso, che poi sarà uno dei temi che verranno trattati in quella, come dire, in quella discussione con Max Smith. Ma soprattutto nel 75, l'anno dopo, cioè l'anno prima, l'anno dopo il volume sul consenso, l'anno prima rispetto alla trasmissione con Max Smith, c'è la famosa intervista con Michael Ledin, che genera, è quella tra l'altro che genera il putiferio, se così possiamo dire, delle critiche che arriveranno addosso a De Felice. Perché, diciamolo chiaramente, questa poi è una critica che lo stesso Max Smith ha detto anche in anni successivi, addirittura qui forse in maniera poco onorevole, se devo dirlo, per lo storico britannico, anche se in realtà poi fu travisato un po' dalla stampa italiana. Lui disse che le opere di De Felice erano illeggibili. Non aveva tutti i torti, poi, se posso dirlo, erano molto ovviamente documentate, basate sui documenti, anche su una seria capacità analitica dell'autore. Però è chiaro che risentivano del clima della storiografia italiana della metà del Novecento, poco attenta alla divulgazione, poco attenta al grande pubblico. Tant'è che l'intervista che viene fatta a De Felice, e che non a caso poi viene anche pubblicata da un editore diverso, perché De Felice pubblicava con Einaudi la sua biografia e la finirà di pubblicare con Einaudi, poi l'ultimo volume uscirà dopo che lui era morto, quella viene pubblicata invece dalla Terza nel 75, e è un volumetto di un centinaio scarso di pagine, viene letta e genera un putiferio. E quindi la trasmissione in qualche modo si inserisce in questo clima, che poi, diciamo, si inserisce a sua volta o fa parte del clima politico dell'Italia di quegli anni. 76, non dimentichiamo, le elezioni vedono il Partito Comunista che dovrebbe superare la Democrazia Cristiana, poi non avverrà, il sorpasso non ci sarà, però comunque siamo nel culmine, diciamo, della tensione sociale, anche se è scoppiata ormai da più di un decennio, e si parla anche, c'è cioè, il discorso sulla posizione del Movimento Sociale Italiano, se deve rimanere fuori dall'arco costituzionale oppure no. Non dimentichiamo, il Movimento Sociale Italiano ha avuto un exploit pochi anni prima, nel 72, se non sbaglio, ha avuto uno dei suoi massimi storici. Quindi, insomma, il periodo è questo. E tornando all'opera di De Felice, dobbiamo precisare come nel 76 lui era arrivato a parlare fino al 1936. In questo arco cronologico, ovviamente volumi di una imponenza non indifferente, che appunto erano iniziati più di 10 anni prima,
e che appunto avrebbero poi portato altri 20 anni per la realizzazione dell'intera opera cronologica. E proprio l'aver affrontato fino al 1936 e chiudendo anche la parte degli anni del consenso, quindi con un argomento, come giustamente dicevi tu, che in parte aveva già affrontato 2 anni prima, quindi temi molto delicati in cui si andava a analizzare il problema della partecipazione del popolo italiano, perché ovviamente poi sappiamo come dopo la Seconda Guerra Mondiale molto spesso anche soprattutto per motivi politici si va avanti per vulgate, ossia l'idea che il popolo italiano potesse essere sottomesso, assoggettato, non vi erano libertà di nessun tipo, ma che significava anche che era completamente vessato, e però dall'altra parte vi era la considerazione espressa da De Felice, a torto o a ragione, poi lo andremo a capire, in cui però c'era una partecipazione, una adesione legata anche a temi di stato sociale, il fascismo che aveva come obiettivo, uno degli obiettivi, quello del corporativismo, quello di creare un'aggregazione sociale. Beh, questo De Felice lo porta avanti, nel senso di il fascismo io non lo devo giudicare, non devo andare a studiare il fascismo perché devo dire che il fascismo era tutto brutto, tutto sporco e tutto cattivo. Io voglio andare a capire il fascismo com'era. Poi nella trattazione di come il fascismo era, poi la valutazione verranno fatte in sede politica, in sede sociale. Cioè io non mi pongo il problema di dare un giudizio, io non devo fare il giudice del fascismo, io devo fare il fotografo del fascismo. Il fascismo attraverso i documenti esprime una certa declinazione, che ovviamente cambia, perché ovviamente il fascismo non è stato monolitico, e soprattutto perché poi l'analisi De Felice porta a tratteggiare Mussolini come sintesi del fascismo, ma poi che si andava poi a definire rispetto a tante varietà. Quindi e qui arriviamo a uno dei temi centrali, e quindi la domanda che io ti faccio è: il tema del consenso e anche il tema della guerra d'Etiopia, che appunto diventa centrale nell'analisi e nel dibattito tra i due, proprio perché De Felice nel suo ultimo fresco di stampe di volume parla anche di guerra d'Etiopia, e anticipando un po' il tema, Smag Smith in qualche modo lo punzecchia dicendo: beh, però non si è dato un sufficiente critica al fascismo per tutto ciò che ha creato in colonia, tutti i drammi, tutti i crimini. E De Felice cosa risponde? Come viene questa contrapposizione trattando problemi come appunto il colonialismo, il consenso al colonialismo e il consenso agli eventi drammatici del fascismo? Allora, rispondo subito, solo una cosa: i punti che stai toccando sono, forse possiamo dire il cuore effettivamente della diatriba tra i due, o il grosso del cuore, perché viene toccato intanto il discorso dell'approccio che De Felice ha, quindi una questione metodologica verso il fascismo, come hai detto tu, e qui rientra anche il discorso del colonialismo, e adesso ti rispondo. Gli altri due, o meglio l'altro, ma in realtà sono due, l'altro punto, quello del consenso, se ne lega un altro ancora. E questa forse è la critica all'ossatura dell'opera di De Felice, cioè il discorso del consenso e anche il discorso del rapporto tra i due fascismi, che è una dei pilastri interpretativi di De Felice, cioè il fascismo movimento e il fascismo regime. Questo poi lo vediamo dopo, ma è per dire che c'è un filo che li lega, e soprattutto che effettivamente ci ricolleghiamo a quello di prima, il fatto che ci fosse una mescolanza, in qualche modo, così anticipo anche un po' per introdurre gli ascoltatori su quello su cui arriveremo, tra la storia e l'attualità, perché qui lo dico, l'ho già detto prima ma lo ripeteremo, il motivo per cui De Felice viene attaccato è perché lui vuole storicizzare il fascismo, ma i temi che solleva non sono storicizzati, non sono nelle coscienze degli italiani, ma in primo luogo nel mondo storiografico, quindi generano non solo dei dibattiti, come anche ovvio che siano, ma generano proprio delle reazioni, anche piccate il più delle volte. E quindi il problema poi si innesta qui, cioè l'analisi di De Felice, come viene letta
viene letta più come un discorso di attualità in qualche modo, piuttosto che come un discorso di storia, però a questo ci arriviamo dopo. Il discorso del colonialismo, allora, De Felice risponde in un modo un po' banale, penso che tu volessi dirmi questo, cioè, ma le guerre coloniali come si sono fatte? I francesi come le hanno fatte? I britannici come le hanno fatte? Credo però che Max Smith criticava De Felice soprattutto sulla Libia, più che sull'Abissinia. Però il discorso vale paro paro, parla anche dell'Abissinia, De Felice, ma la critica di Max Smith si concentra più sulla Libia, perché come sai poi dal 22 al 24 ci sarà la guerra per la riconquista. Però Max Smith giustamente dice nel suo libro il tema coloniale è trattato poco. Tra l'altro De Felice qui fa un po' l'anguilla, nel senso, come è stato anche fatto notare da certa critica, nel senso che lui rimanda un libro che però in realtà non si occupava dei crimini del colonialismo italiano, ma si occupava del tema del rapporto con le minoranze di fede ebraica, di fede islamica, eccetera, nelle colonie italiane. Quindi un altro argomento, che lui diceva che sarebbe uscito a breve, in effetti uscì, ma non si trattava di quello. Tra l'altro, se mi permetti una cosa, e poi finisco, ti do la parola, io soffermerei sempre l'attenzione degli ascoltatori sull'anno. Nel 76 siamo sempre all'inizio degli studi sul colonialismo italiano, soprattutto sui crimini del colonialismo italiano, per intenderci, il primo volume della Monumentale, altrettanto, non come quella di De Felice in termini numerici, ma in termini proprio di impatto storiografico, opera di Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, esce proprio nel 76. Quindi siamo proprio in un momento in cui in Italia certi tabù, come quello dei crimini nelle colonie, poi si parlerà anche dei crimini della Seconda Guerra Mondiale, a questo bisognerà aspettare ancora più tempo, ed è ancora argomento attuale nei Balcani e in altre zone nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, sono ancora dei temi tabù in un qualche modo. Mi permetto di dire, questo non riguarda le colonie, ma solo per chiudere questa parentesi, non dimentichiamo che negli anni 50 c'era stato un processo proprio in merito a questo, cioè un libro dove venivano accusati, veniva accusato gli ufficiali italiani, in questo caso in Grecia, venne addirittura ritirato dal commercio proprio perché in un qualche modo offendeva l'onore militare italiano. Quindi ecco, siamo, per quanto fosse più di un decennio prima, negli anni 70 siamo ancora in questo clima. Ecco, quindi De Felice in questo modo risente anche un po' di questo approccio, un po' come dire, bonario del colonialismo italiano. Lui legge il colonialismo, che poi non è neanche del tutto sbagliato, però effettivamente questo è solo un lato della medaglia, alla luce della storia del colonialismo italiano prefascista anche. E questo, poi veramente chiudo, questo secondo me è sintomo di un'altra cosa che dirò dopo, su come De Felice vede proprio il fascismo. Cioè, anzi, lo dico adesso, poi magari ci torniamo. No, dillo subito. De Felice colloca il fascismo proprio all'interno della storia italiana. Questo forse è l'elemento più di divaricazione tra lui e Max Smith, ma non solo lui. Pensiamo per esempio all'interpretazione che dava Croce, cioè all'epoca c'era ancora l'idea, che in parte, ripeto, era anche condivisibile, ma non solo, del fascismo come un fenomeno estraneo, quasi come un accidente della storia italiana, quindi non come un fenomeno ovviamente parte della storia italiana. La cosa è vera, ma è vera più che altro, per quello che oggi possiamo dire, nell'ambito dell'aspetto deleterio del fascismo, se così possiamo dire, poi magari ci entreremo meglio in un'altra occasione. De Felice invece diceva: il fascismo va capito perché è parte proprio della storia, almeno dell'Italia post-unitaria, della cultura risorgimentale. E però poi qualche cosa la diciamo dopo, perché fa parte degli altri punti che ho detto prima. Sì, allora, su questo tema mi trovi particolarmente sensibile, anche perché facciamo anche un po' di pubblicità, visto che fra 3 settimane uscirà il mio ultimo libro sui gerarchi fascisti, e in questo mi ritrovo, avendo scritto questo libro in cui molti di questi personaggi, stiamo parlando i gerarchi fascisti, nel mio libro parlo degli esponenti principali, coloro che hanno ricoperto nel ventennio incarichi ministeriali, ruoli di segretario del partito, governatore di colonia, e molti di questi erano legati all'epoca precedente. Pensiamo a un Federzoni, a un Giuriati, allo stesso Giovanni Gentile, che appunto era portatore di, ovviamente nelle varie declinazioni, di culture dell'epoca liberale, quindi in qualche modo non è che si trova una frattura netta e decisa tra l'epoca precedente e l'epoca successiva. Sì, abbiamo dei momenti di strappo, pensiamo appunto alla marcia su Roma, pensiamo alle leggi fascistissime che in qualche modo hanno reso
un prima e un dopo nell'evoluzione del fascismo, però è molto più graduale rispetto a quello che si può pensare, che dalla sera alla mattina vi è una completamente uno stravolgimento completo dello Stato italiano. Quindi da questo punto di vista mi trovo d'accordo con De Felice nell'andare a definire il fascismo, seppur criticabile, condannabile per una serie di crimini, inadempienze, inefficienze, ruberie e tutto quello che sappiamo, dall'altra parte però non è distaccato, non è un qualcosa d'altro rispetto alla continuità della storia italiana, visto appunto che poi, come sappiamo, la Prima Guerra Mondiale ha condizionato profondamente gli scenari anche parlamentari, anche della rappresentanza. Pensiamo appunto come le elezioni del 1919 sconvolgono lo scenario politico italiano, e nel 19 il fascismo è ancora... Permetti una cosa veloce e poi sto zitto. Le stesse giornate del maggio radioso, a prescindere le giornate che precedettero l'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, a prescindere dalla lettura ovviamente epica di collegamento che il regime dette negli anni tra le due guerre, sono lette anche da esponenti, per esempio Prezzolini, come il primo atto contro il parlamentarismo, e quindi il primo atto di quello che poi sarebbe stato il germe del fascismo nel dopoguerra, per dire. Sì. No, per collegarmi a quello che dici tu. Ma infatti il rapporto tra costituzione formale e costituzione materiale nella storia del Regno d'Italia, quindi sostanzialmente i 100 anni dello Statuto Albertino, cioè prendendo l'ultimo pezzo dello Stato del Regno di Sardegna, ma poi dopo tutto il pezzo di Stato unitario, vediamo con una serie di cicli in cui appunto vi è sempre il desiderio da parte del governo di riprendersi quella parte di potere che era stato nel tempo rosicchiato dai partiti e dal Parlamento. Quindi in qualche modo non c'è tutta questa frattura rispetto a quella che si potrebbe credere. Poi è ovvio che durante il fascismo c'è stata una completa asservimento del potere esecutivo, e il potere esecutivo più esasperato rispetto alle forme dei diritti delle minoranze o dei diritti delle espressioni politiche. Però diciamo che su questo secondo me De Felice non sbaglia nel punto collocare il fascismo come uno sbocco possibile del sistema politico italiano. Non era l'unico, però non è neanche un qualcosa di totalmente diverso da quello che era accaduto prima, anche perché appunto i problemi che c'erano stati in Libia, cioè la Libia è stata formalmente occupata alla fine del 1911 con i decreti che istituivano le colonie di Tripolitania e Cirenaica, e il fascismo arriva nel 22 dopo più di 10 anni, e la Libia sta ancora così, e ci vorranno altri 10 anni per occuparla definitivamente. Quindi diciamo sicuramente ci sarebbe stata una brutalizzazione maggiore, e i generali che sono un Rodolfo Graziani sicuramente diverso da un Giovanni Amelio dell'epoca precedente, però diciamo che l'obiettivo era sempre lo stesso: se bisogna condannare il colonialismo, si deve condannare il colonialismo di Cesare Maria De Vecchi, come si doveva condannare il colonialismo di Crispi. Cioè questo non è che alla fine della fiera c'erano tutte queste differenze, c'erano sì qualche differenza, però poi l'obiettivo comune, come del resto, come dici tu, in maniera anche un po' impertinente, De Felice, ma gli inglesi e i francesi in quel periodo non mi pare che davano i fiori alle popolazioni che assoggettavano, quindi di cosa stiamo parlando? E questo argomento mi porta a chiederti, e poi dopo recuperiamo dopo il discorso del rapporto tra fascismo movimento e fascismo regime, perché è sicuramente un elemento importantissimo. Io spenderei due parole sulla dialettica del dibattito, nel senso ci troviamo da una parte un De Felice veramente, permetti, un po' sbruffone, con questo sigaro, con questa anche postura un po' strafottente, in cui si sente di poter dire o poter ignorare, cioè evitare di dire, nel senso che fa un po' lo spocchioso, e dall'altro Max Smith, che un po' perché
parla una lingua che non è la sua, un po' perché c'ha un aplomb British, ma sembra veramente ingessato nella sua, nelle, nei suoi, nelle sue argomentazioni. Tu come, come le interpreti questa, questo, questo doppio, doppio atteggiamento? Allora, in piccola parte, dovuto ovviamente alle personalità diverse degli ospiti, cioè De Felice e Max Smith, sempre in piccola parte anche a quella che era la televisione dell'epoca, che permetteva a un personaggio, De Felice era professore universitario, comunque di fumare il sigaro con il posacenere accanto e di tenere addirittura aperto il, come dire, una cartella con degli appunti e di leggerli o comunque potervi fare riferimento. Io penso che poi, chiudo questa parentesi sempre dicendo che chiunque vedrà, vorrà vedere il confronto o rivedere, se l'ha già visto, capirà subito la differenza proprio abissale, proprio di approccio culturale anche da parte del giornalista, se non sbaglio era Pasquale Prunas che conduceva la trasmissione, tra la televisione di allora e quella di oggi, no? Un po' per questo e un po' effettivamente però anche per, aggiungo un'altra cosa piccola, anche per la postura, perché se tu vedi, questo l'hanno fatto notare alcuni, Max Smith aveva delle gambe molto lunghe, quindi a un certo punto lui doveva anche essere ingessato, De Felice non aveva questo problema, però a prescindere da questi dettagli, effettivamente è il clima che De Felice si sente su di sé. Cioè, De Felice si sente in qualche modo sotto attacco, non solamente se ci si fa caso da parte di Max Smith, che anzi in certe occasioni fa quasi il gentleman inglese e lo difende, cioè arriva a dire, cioè, no, io questa critica contro De Felice non la condivido, ma anche da parte del giornalista, che pure è abbastanza composto, però De Felice sente la pressione e soprattutto lo si nota da certe frasi che lui si lascia uscire, quando dice, per esempio, bisogna essere coerenti, quando lui fa l'accenno, bisogna essere coerenti con le dichiarazioni in qualunque contesto, cioè che io sia, che io debba essere, cioè quello che dico io lo dico all'università come lo dico qui, come piacerebbe che altre persone facessero lo stesso, insomma. Io la vedo fondamentalmente in questo, ora non so tu se hai avuto la stessa impressione oppure. L'opinione che io ho avuta è che De Felice possa giocare molto sulla sua autorevolezza indotta, nel senso che tutte le critiche che egli riceve le argomenta, a parte che appunto vi è anche, si nota anche una difficoltà. De Felice sicuramente era un cervellone, ma aveva una prosa molto difficile, appunto chi ha letto i suoi libri o chi li vorrà leggere troverà delle frasi lunghissime che molte volte ti perdi, devi leggerle due o tre volte per riuscire a capire qual è il soggetto, qual è il predicato, perché si perde in mille incisi che appunto sono affascinanti, perché c'è, alla fine quando riesci a capire la frase sei pienamente soddisfatto di quello che stai leggendo, però è una fatica e allo stesso tempo era una fatica ascoltarlo, perché comunque non è che avesse tutta questa scioltezza nel linguaggio, spesso appunto un po' incespicava nelle parole, quindi era anche difficile riuscire, e su questo secondo me ci giocava molto, nel senso che faceva un po', come dici tu, l'anguilla, nel senso che con una teatralità tipicamente italica, alla fine non dico che snobbasse il suo interlocutore, però se una risposta non voleva darla o secondo lui era sufficiente poche parole per dire appunto, cioè, ma sul colonialismo, vabbè, il colonialismo gli altri hanno fatto uguale, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, non è che devo stare a sindacare che il fascismo era peggiore in colonia rispetto all'impero britannico o alla Repubblica francese. Quindi secondo me questo rende De Felice è anche, non dico più credibile, ma appunto è un affabulatore e sa il suo mestiere, si nota veramente la sua capacità, la sua, si vede che sa parlare anche sfruttando i suoi limiti, nel senso, e quindi questo secondo me ha nuociuto per le argomentazioni plausibili, accettabili di Max Smith, che invece, diciamo, non l'ho visto molto, molto convinto nel voler imprimere un'accelerazione, non l'ha mai incalzato, cioè faceva le domande, però poi sì, non si accontentava della prima, della seconda risposta, non andava a sfrugugliare, a essere più incisivo, mentre appunto De Felice si notava più padrone dello spazio, del tempo,
del favore, probabilmente anche di una situazione a lui più congeniale rispetto a quella di... Posso dire una cosa veloce, per dare un elemento e forse può aiutare. De Felice aveva e poi avrebbe avuto anche negli anni a seguire una certa, come dire, una certa... viene a dire comunanza, ma cioè non è il termine più appropriato, una certa padronanza proprio del mezzo televisivo, perché veniva invitato spesso. Max Smith non aveva questa stessa situazione, per cui non dimentichiamo che poi alcune, cioè De Felice curò addirittura alcune opere che poi venivano da sue trasmissioni o radiofoniche o televisive. Sì, ma la breve storia del fascismo sono delle trasmissioni radiofoniche per una collana sulla storia d'Italia, insomma, per intenderci. Sì, possiamo definirlo una celebrità ante litteram della divulgazione storica, seppur non facesse divulgazione storica, perché poi alla fine la storia la faceva in maniera scientifica, in maniera appunto, cioè leggere un libro di Felice non è per tutti, è esclusivo, cioè tu prendi una persona qualsiasi, già il fatto di reggere il libro in mano, già sulla spiaggia leggo De Felice, già hai qualche difficoltà. Anche l'edizione, quella tascabile, è un po' impegnativa, quindi diciamo che sicuramente aveva dalla sua tante frecce, molto più di quelle che magari poteva avere Max Smith. Arriviamo quasi alla conclusione toccando l'ultimo argomento, quello che avevi anticipato prima, quindi il problema grosso dell'evoluzione del fascismo, perché sennò poi si pensa che il fascismo è una cosa monolitica, invece no, il fascismo ci ha avuto almeno quattro fasi, almeno. Questo come si inquadra? Ma dici come si inquadra il discorso di De Felice nella trasmissione? Sì, no, è sempre quello il discorso, cioè come tu, visto che prima hai accennato, uh-huh, c'è il problema coloniale, il problema del consenso e poi il rapporto tra fascismo movimento, fascismo partito, fascismo regime, diciamo, questi sono... Si inquadra secondo me appunto in quello che dicevo prima, cioè il fatto che De Felice inserisce il fascismo nel carattere, se possiamo dire, asettico, cioè non per forza positivo o negativo, della storia italiana. Cioè dice De Felice vuole dimostrare che il fascismo è un prodotto, ma ripeto, neutro della storia italiana. Max Smith pure lo collocava all'interno della storia italiana, questo può sembrare in contraddizione con quello che ho detto prima, ma non è proprio così, perché Max Smith lo collocava come una malattia della storia italiana, e Max Smith sosteneva che una certa dose di non buon parlamentarismo, ovviamente parla un inglese, italiano, quello dopo l'unità da Cavour al trasformismo di De Pretis e così via, fino a Giolitti, avesse in un qualche modo prodotto i germi di quello che sarebbe esploso nel fascismo, ma che questa cosa poi aveva una contraddizione con gli ideali del risorgimento, che invece Max Smith in un qualche modo riteneva fosse il lato buono della storia italiana. De Felice invece fa un altro discorso, dice il fascismo è la manifestazione di uno degli aspetti, ma anche più sintomatici proprio della storia italiana, e quindi il discorso del fascismo movimento e fascismo regime lo si deve vedere alla luce di questo. Ricordiamo anche che De Felice, come hai detto tu prima, veniva da studi sul giacobinismo italiano, quindi De Felice legge la dialettica, e qui forse bisogna vederlo anche in congiunzione con la lettura che darà François Furet della Rivoluzione Francese, che la stava dando parallelamente negli stessi anni, cioè della Rivoluzione Francese, che ha una componente di destra e una componente di sinistra, la quale a loro volta danno vita a due rivoluzioni distinte, quindi la teoria delle quattro rivoluzioni. Non è un caso che poi, aggiungo un'altra parentesi, De Felice e Furet faranno un dialogo, è poco conosciuto, ma in tal senso. Poi quindi De Felice legge effettivamente il fascismo alla luce di questo, e alla luce anche la dialettica tra fascismo movimento, che è quello di derivazione più di sinistra, cioè fascismo degli esponenti sindacalisti come Michele Bianchi, lo stesso Mussolini e Farinacci, che non dimentichiamolo venivano dal mondo sindacale, e invece il fascismo, poi quello che sarà il regime, il fascismo di destra, potremmo dirlo noi, quello che si contrappone, quello che diciamo deve appoggiarsi alla monarchia, deve appoggiarsi al Vaticano e così via. Ecco, questa lettura qui, chiaramente, assieme poi al discorso del consenso, perché De Felice dice giustamente il fascismo, oltre che per l'elevazione in qualche modo che la società italiana ha negli anni, nel bene o nel male, negli anni 20, fino agli anni 20, inizio anni 30, inserendosi nella storia italiana, anche per questo è il consenso. Però è chiaro che poi tutto questo genera appunto mi viene da dire, per chiudere,
la contrapposizione, perché De Felice dimostra quello che per allora effettivamente era quasi un dato assodato, che lo stesso Max Smith scrive nella sua Storia d'Italia, cioè il fatto che il fascismo venisse visto come un fenomeno solamente reazionario, non potesse avere una sua componente di sinistra, che era quindi una componente buona nella cultura politica italiana di quegli anni. Ovviamente parlare di fascismo rivoluzionario, di movimento di massa, addirittura De Felice arriverà a parlare di democrazia totalitaria, erano parole che stridevano con quella concezione lì. Quindi è chiaro che il risvolto di questa lettura, che poi si amplificherà ancora di più con la differenza che oggi poi è stata in parte ricomposta, che De Felice fa tra fascismo e nazismo, ebbene effettivamente genera le reazioni. E De Felice, come sappiamo, qui diciamo la nota finale, arriverà a dire addirittura il fascismo è tutt'altra cosa dal nazismo. L'alleanza di Mussolini e Hitler è legata solo a fattori, come dire, di convenienza della politica internazionale, ma non c'è un'affinità. E allora, qui mi permetto di dire un'ultima cosa, solo se posso, se no magari... Come no, c'è, dilla. Il discorso che, questa è una nota mia personale, il discorso che fa De Felice, secondo me, mantiene una sua correttezza di fondo, cioè De Felice, alla luce di quello che abbiamo detto, colloca l'esperienza fascista nell'ambito della nazionalizzazione delle masse che c'è stata in Italia. Lui parte dal modello tedesco, cioè legge il libro di Moss sulla nazionalizzazione in Germania e colloca il nazismo all'interno della visione conservatrice, quindi il nazismo che guarda all'indietro, non guarda in avanti. De Felice dice invece la nazionalizzazione in Italia è un fattore non legato al sangue, alla tradizione e quindi alla conservazione, ma è legato a un fattore culturale che guarda in avanti e si lega appunto al progressismo, in un qualche modo, almeno la parte di sinistra del fascismo. De Felice anche per questo arriverà a dire che non c'erano elementi e di criminalità e questo o comunque di come dire, di cattiveria nel fascismo italiano rispetto al nazismo. Questo è un altro punto che viene criticato da Max Smith e qui secondo me più ha ragione, perché vabbè, poi il discorso è complicato. E per quanto riguarda poi il discorso razziale, De Felice dice il razzismo italiano è come dire la degenerazione di una componente un po' del trattamento usato alle colonie dopo la guerra d'Abissinia. Come sappiamo, il discorso delle unioni tra i coloni italiani e gli indigeni, ma anche della degenerazione dell'antisemitismo e del razzismo che c'era nel nazionalismo italiano di destra dei primi del Novecento. Quindi cioè, questo è un fenomeno di nicchia, il vero razzismo che sfoderano i nazisti è puramente di convenienza per l'alleanza con la Germania. In realtà noi sappiamo oggi, tu lo sai meglio di me perché tu queste cose le hai studiate più a fondo di me, il discorso è più complicato. Però non bisogna arrivare agli estremi di alcuni autori, io non faccio nomi, che dicono in realtà Mussolini è sempre stato razzista. No, però il discorso forse non era neanche come lo metteva De Felice, di una pura sovrastruttura, ecco, se vogliamo usare un termine caro alla storiografia di sinistra. La mia posizione è abbastanza vicina a quella di De Felice nell'analisi della svolta razziale italiana. Io ci metto la considerazione, questo secondo me è anche peggiore del nazismo, nel senso, dico, i nazisti per tutti i crimini che hanno commesso, ma quantomeno avevano un aspetto che ci credevano. Mussolini neanche ci credeva, cioè lo ha fatto per puro scopo, quindi è anche peggiore, cioè veramente è ancora più meschino rispetto all'applicazione del razzismo in Germania, ovviamente senza voler fare contabilità del terrore, perché ovviamente la Shoah nazista è fuori classifica, quindi questo non è, però sotto l'aspetto prettamente ideologico questo non la vedo come un attenuante, la vedo quasi mai come un aggravante, il fatto di non aver avuto prima un concetto ideologico radicato e averlo fatto così per convenienza politica o per convenienze politiche, che poi come sappiamo appunto l'hai giustamente detto tu, diciamo la guerra di Etiopia cambia gli equilibri anche interni del fascismo e anche nel rapporto con la società, non a caso appunto quello che De Felice diceva il periodo del consenso, beh il consenso massimo si ottiene con la guerra d'Etiopia, poi diciamo gradualmente scenderà e scemerà. A maggior ragione perché De Felice aveva fatto comunque 15 anni prima il volume, quello su la storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, tra l'altro un'opera commissionata dall'Unione delle Comunità sì, Ebraiche, quindi diciamo c'era anche un aggancio, non era che ha fatto un libro per Almirante, nel senso, quindi diciamo c'è anche un
un apporto scientifico di serietà, di analisi e anche un obiettivo di valorizzare una tragedia, cioè di dare valore a una tragedia come fu quella della Shoah in generale e del caso italiano che ha portato alla partecipazione italiana alla Shoah. Detto una cosa veloce, ma solo sempre per chi ci ascolta, quella fu un'opera, forse fu la prima opera di saggistica scritta da uno storico sul tema, perché ricordiamo nel 60, se non sbaglio, esce il libro, prima di allora di opere di peso non ce n'erano praticamente state, insomma. Cioè c'era stata memorialistica, molta memorialistica, no, probabilmente, però ce n'era stata, ma era proprio più appunto a livello di memorialistica, di studio, anche perché non dimentichiamo che gli archivi erano ancora, l'archivio centrale dello Stato dove De Felice attinse per quell'opera era in fase di riordino, infatti De Felice ebbe un permesso speciale proprio grazie alle comunità ebraiche italiane, sennò quel libro non l'avrebbe potuto scrivere in quegli anni. Esatto. Allora, io arriverei alle battute finali. Qual è, cioè, vedendo questo dibattito, questo duello televisivo, come potremmo definirlo oggi, cosa ci resta a cosa arriviamo? Cioè, oggi una persona che legge, che vede questo video, di questo confronto tra questi due storici, indipendentemente se ha letto o no qualcosa di De Felice o qualcosa di Max Smith, cosa gli rimane? Cosa gli rimane? Qual è il prodotto finale di questo confronto? Scusami se insisto su questo. In primis, secondo me gli rimane, perché io personalmente sono rimasto colpito da questo, ma ho visto anche alcuni commenti e è una cosa abbastanza diffusa. In primis rimane il confronto televisivo che c'era all'epoca, che è completamente diverso da quello di oggi. Cioè io immagino oggi De Felice o Max Smith attuali, cioè nella televisione di oggi, o sarebbero arrivati a parlarsi sulla voce l'uno sull'altro e a non capire niente, o li avrebbero incitati a fare questo. All'epoca non era così, tant'è che né il giornalista puntava sullo show televisivo, né tantomeno loro vogliono andarci, per quanto poi per quelli che erano i canoni dell'epoca forse non si sono risparmiati, oddio, almeno da parte di De Felice. Rimane però effettivamente un'altra cosa, rimane intanto quello che abbiamo sottolineato almeno tra le righe noi due, cioè la differenza di approccio dell'uno e dell'altro, l'uno più composto e in un qualche modo anche più pacato e l'altro effettivamente forse che si sentiva più in stato d'assedio, ma che al contempo, come abbiamo detto, era più padrone dello strumento televisivo e delle sue implicazioni dell'altro. E in primis anche, per terminare invece, un'ultima cosa, quello che era il livello storiografico all'epoca, perché poi non dimentichiamo, da allora di Acqua sotto i ponti ne è passata. Certo, le opere di De Felice ancora oggi sono in parte imprescindibili per lo studio del fascismo, però chiaramente su alcuni appunti almeno sono state superate, tra l'altro ad opera in parte di stessi allievi di De Felice come Emilio Gentile. Io poi lancerei una cosa, poi eventualmente se vorremmo fare un altro video o se lo farò io nel mio canale che spero di aprire a breve, cercare anche di vedere non solo De Felice ma anche Max Smith, questo autore che in un qualche modo credo che in Italia ancora conosciamo poco, nonostante lui ha scritto molto su di noi, sul nostro paese, sulla nostra storia, è stato molto criticato, anche a ragione. Secondo me effettivamente cercare di capire anche un po' qual era l'approccio di Max Smith verso la storia italiana, a prescindere poi dalle sue interpretazioni che sono state, come ho detto anche prima, superate, ma effettivamente l'approccio di una persona distaccata. Quello che rimane secondo me di Max Smith, e questa trasmissione lo fa vedere bene, è quello dell'occhio di un autore straniero, potremmo dire, cioè non potremmo dire nel senso che non lo era, potremmo dire nel senso senza fare torto a nessuno, perché Max Smith adesso, a prescindere da quello che uno potrebbe dire, sai, gli storici britannici non sono mai stati tanto teneri con la nostra storia italiana, e anche Max Smith in un qualche modo, forse di tutte le storie d'Italia scritte da storici di lingua inglese, forse è stato sicuramente uno dei più prolifici e uno dei più importanti, ma forse la sua storia d'Italia non è la primissima che uno si sentirebbe di consigliare per acutezza e per profondità, però comunque è un punto di vista di un autore esterno che secondo me vale la pena considerare ancora oggi, nonostante tutti i suoi limiti. Mi permetto di dire questo. Sì, sì, oltre al fatto appunto che in quegli stessi anni aveva realizzato Le Guerre del Duce, nel senso che quindi diciamo aveva avuto anche modo di
affrontare in maniera puntuale, in maniera specifica, il tema del fascismo. Quindi non era uno storico che, diciamo, non aveva cognizione di causa delle fonti, dei documenti, che appunto fonti e documenti che, diciamo, non dico che gli stessi che consultava negli stessi anni De Felice, ma grosso modo l'approccio era molto simile. Mi verrebbe in mente oggi un confronto come quello potesse tra un neo borbonico e Barbero, tra Barbero e un neo borbonico, cosa che c'è stata anche in più di un'occasione. Diciamo, confronti di questo tipo, diciamo, possono assomigliare a quelli con una realizzazione, un modo di fare completamente diverso. Va bene, allora io ringrazio Luigi per questo intervento, per questa idea, perché appunto è stata sua l'idea di poter parlare di questo argomento, di questo specifico, commentare questo video attraverso appunto un'analisi per andare anche a capire perché si arriva il prima, il durante e il dopo di un evento come questo, perché sennò appunto sembrerebbe soltanto un confronto anche forse un po' noioso, perché poi diciamo non è un po', immagino un ventenne, un venticinquenne che vede, almeno che si approccia a vedere un video del genere, dopo 5 minuti chiude perché dice che è una barba abominevole. E effettivamente anche per noi che, diciamo, la televisione o comunque l'abbiamo vista, non dico in bianco e nero, però quella degli anni 80, anche a rivedere oggi trasmissioni degli anni 80, ma io potevamo vedere queste cose, ci piacevano queste cose, beh, diciamo, con il cambiamento della televisione, dei mezzi televisivi, dell'approccio, di tutto quello che è molto più dinamico, molto più cotto e mangiato, ecco. Detto questo, allora io ringrazio ancora Luigi, invito tutti quanti a mettere mi piace al video, di iscriversi al canale, e aspettiamo quindi a questo punto anche speranzosi il canale di Luigi. Facciamo questo, sollecitiamo, perché ce lo dice spesso sta cosa, non perché non lo vogliamo ospite nostro.